Avaya per il quinto anno consecutivo sponsorizza un evento che è in realtà un forum di confronto, confronto tra operatori del settore, mondo politico e rappresentanti delle aziende. Da questo confronto nascono nuove idee, nuove opportunità anche per superare questo momento di crisi. Abbiamo avuto 25 speaker e 1000 iscritti. E ormai è un evento riferimento della comunità ICT. We in Avaya are very proud of this event. It is by far the largest attended event we have across Europe. Il contesto nel quale ci muoviamo quest'anno è un contesto di crisi. Weiji è cinese, significa crisi. Che cosa significano quei due ideogrammi? Significano pericolo e opportunità. Loro la crisi l'hanno sempre vista così. La crisi è un'opportunità che può consentirci di riproporci sul mercato, ci invita a riformulare le nostre proposte, ci invita a dar corpo a nuove competenze e al centro, come sempre, c'è la persona. So it's a journey, and to go on that journey, I think we in Avaya see three steps in that journey. Firstly, you have to consolidate your infrastructure, you have to integrate new business models into your infrastructure. Innovate is the way we're all going to step out of this and become much more competitive in Europe. The role of the Chief Information Officer is changing fundamentally. And in the most flexible and adaptive and agile companies, the CIO is now seen as the Chief Innovation Officer. Innovation will get them beyond the crisis. We in Avaya believe that the realization of the cloud will be a significant factor in helping all of us move beyond the crisis and into the next phase. Il quadro è quello di un riposizionamento di tutti i paesi all'interno di un nuovo scenario macroeconomico. Ritengo che un settore come il nostro, che esprime delle assolute eccellenze, debba sfruttare il momento. Noi mettiamo tecnologia, sicuramente c'è chi mette infrastrutture, ma devono essere le aziende a fare questo cambio di passo. Bisogna creare dei fili. Innovazione vuol dire annodare dei fili tra momenti, azioni di innovazione. Apple ha appena superato $600 come valore dell'azione, è l'azienda più grande quotata alla borsa americana, ha superato persino le petrolifere. Il suo concetto di innovazione ha sbaragliato qualunque ragionamento sul pericolo, sui savings, sui risparmi. Lui non ha aspettato e ha vinto, perché ha sviluppato un concetto di qualità assoluta. Esattamente come noi per tanti anni in questo paese abbiamo sviluppato un concetto di qualità assoluto nell'ICT. Lato Enel abbiamo preferito fare, diciamo, degli investimenti su Unified Communication che ci permettono di aumentare produttività e abbassare costi, e questo sicuramente è nell'ottica dello sviluppo e della crescita. HP pensa che per poter superare la crisi bisogna realmente avere il coraggio di trasformare. Da una parte riduco, da una riparte investo, e questo è l'aspetto fondamentale, è questo che poi realmente pensa HP. Noi riteniamo che sia fondamentale portare la fibra direttamente a casa del cliente, direttamente all'interno delle imprese, cominciare proprio dalle grandi città e poi dalle zone nelle quali c'è oggettivamente più bisogno di banda ultralarga. Per noi l'ICT è per forza un'innovazione per far sì che si possa fare didattica e ricerca. Abbiamo cercato di fare ottimizzazioni ma non tagli. Abbiamo avuto la forza e la capacità di realizzare il cloud privato, perché abbiamo concentrato di fatto tutto sulla rete IP. Questo ci ha permesso
di fatto la virtualizzazione del posto di lavoro. Il fatto di poter giustamente avere lo stesso standard in tutto il mondo, lo stesso approccio in tutto il mondo, per noi è importantissimo. Il tema è fare in modo che poi la soluzione globale, lo standard che porta dei vantaggi, vada bene poi in tutti i paesi con tutte le varie problematiche locali. Devo dire, noi abbiamo anche una grande soddisfazione perché al momento stiamo gestendo almeno 30 progetti europei, investendo. Noi riteniamo che nei prossimi 3 anni triplicheremo la quantità di progetti che realizzeremo. Telecom Italia ha scelto di essere al fianco di tutte le aziende, sponsorizzando sia iniziative di cloud privato per soluzioni di cloud ibrido, per soluzioni più dedicate alle piccole e medie imprese di cloud pubblico. Essendo presenti in 170 paesi del mondo, diciamo, per quanto riguarda l'Italia, possiamo giocare un ruolo, piccolo a piacere, ma comunque un ruolo, nel processo di internazionalizzazione anche delle medie imprese o delle piccole imprese italiane. Abbiamo proposto una soluzione cloud innovativa e noi vogliamo continuare in questa logica, costruendo una base integrata, supportare la pubblica amministrazione in questo processo e poi naturalmente sviluppare delle soluzioni che possono rappresentare una distinzione particolare per il nostro gruppo. Ogni giorno noi firmiamo decine di contratti e ognuno, ogni cliente sta scegliendo la soluzione, l'applicazione, la logica che più gli si addice. L'agenda digitale come dire, viene portata in vita, diventa effervescente, diventa davvero veicolo di sviluppo se si continuerà a investire con fondi di fondi e con iniziative che agevolino la partenza delle start-up. ICT significa sviluppo per l'Italia in Europa. C'è bisogno di investimenti pubblici, c'è bisogno di investimenti privati, c'è bisogno di una crescita culturale per utilizzare sempre di più il web e utilizzare i mezzi telematici. Io penso che il Paese abbia bisogno di una rete di telecomunicazione di nuova generazione. I regolatori europei non devono solo pensare a ridurre i prezzi, ma anche a favorire gli investimenti. E trovo bellissimo The Power of We, perché diavolo, c'è la crisi e qual è la potenza delle, qual è la vera risorsa dell'azienda? Le persone. Per far questo che cosa deve fare l'IT? Deve dare la possibilità che ognuno tiri fuori il massimo, che ognuno sia comodo, che ognuno sia veloce. Noi dobbiamo aiutare il Paese a fare un salto di cultura, educare il Paese a capire che l'innovazione deve essere uno stile di vita. Avaya dovrebbe stimolare questo processo, potrebbe essere il, diciamo, il punto focale, il focal point per aggregare tutti questi componenti, avendo Avaya già un'esperienza tecnologica di altissimo livello e soprattutto affidandosi a realtà locali che possano offrire il servizio ai vari utenti. The age of we, l'età del noi, questa è l'età del noi. Cost effectiveness, flexibility, agility and the ability to adapt to the new market dynamics are going to be the ways that you step out of the current crisis and grow out of it.